il pubblico della curva Fiesole ha protestato senza intemperanze su questo calcio di rigore concesso dall'arbitro Paparesta sotto il suo naso un quarto d'ora prima della fine della partita. Ma in tribuna d'onore Berlusconi ha lasciato così la prima fila diventata pericolosa insieme al presidente Righetti, al quale prima della partita aveva regalato un orologio sul quale non era segnato evidentemente il 29esimo del secondo tempo. Gravi invece i fatti accaduti 2 ore prima della partita. 1000 tifosi, come impazziti ad un tratto, hanno cominciato a danneggiare cose, persone, e sono venuti a conflitto con la polizia. Ecco le immagini. Il primo tempo, veniamo alla partita, si è fatto apprezzare sul piano della razionalità con due zone di diverso intendimento che si confrontavano. Quella del Milan teneva banco ma raccoglieva poco, sbagliando subito con Colombo, e controllando poi la Fiorentina, che era pericolosa nella impostazione dei contropiedi. Mancava però alla squadra viola il guizzo vincente, e al 42esimo l'episodio di un fallo di mano in barriera. Questa volta sono i milanisti a discuterne. Parola di Gullit. Sì, è un rigore così, cos'è, ma in primo tempo quando Pietro tira il calcio di posizione, questo è un rigore. So, adesso l'arbitro sbagliato il primo voto e il secondo voto ha fatto un regalo. Ecco, questo si chiama parlare chiaro, e viva la faccia della sincerità. Secondo tempo il Milan pecca di presunzione pensando di poterla agguantare davvero questa Fiorentina prima o poi, ed viene invece trafitto, a freddo, dalla combinazione finale Baggio di Chiara, splendido gol. Il Milan non capisce più nulla sul piano tattico. Nella Fiorentina l'agile Pellegrini, subentrato al posto di Rebonato, è un'anguilla che fa disperare il giovane Maldini. Si comporta bene anche Calisti, che ha rilevato contratto uscito col naso rotto. Insomma, la Fiorentina sembra proprio avviata bene. Galli, per esempio, eccolo, è costretto a uscire di piede. Al 17esimo però è fortunata la squadra viola sul colpo di testa di Maldini. È la traversa che si sostituisce all'esterrefatto Landucci. Il Milan, è vero, ha perduto la lucidità, ma trova una qualità di provincia. C'è appunto il cuore, tira fuori il carattere, corre, si affanna, protesta e Virdis viene spedito negli spogliatoi. Fiorentina 11 contro 10. Chissà, forse un respiro di sollievo, è quasi fatta. Ma il Milan in 10, e allora tira fuori la rabbia. E sullo spunto rabbioso di Massaro, subentrato a Donadoni, l'episodio del rigore, che Baresi trasforma. C'era? Non c'era? Paparesta era lì a tre passi. Al 25esimo il gol Comasco, il tiro di Mattei è ribattuto indietro da Bosco, in vernice di testa Lorenzini, cross per Corneliuson che di sinistro batte Landucci. 3 minuti fra Avellino e Fiorentina, segna per i toscani Pellegrini riprendendo una respinta di Di Leo su punizione di Diaz al 33esimo. Pareggia l'Avellino al 36esimo, contrasto Carobbi-Bertoni, Longhi assegna il rigore. Trasformato da Schachner al 7° gol stagionale. Ora ci prepariamo a vedere il tanto discusso da parte torinese, rigore. Anzi, Paolo, se tu mi senti, sì. Io credo che abbiano già approntato anche dal basso, perché qui c'è stato grande tempesta negli spogliatoi, come si dice. Vedete che Cornetti ha dato il rigore, io ho anche la ripresa dal basso. Ora intanto vediamo il rallenti. Parte appunto della ripresa, il rallenti, sembra che Corradini tocchi prima la coscia di Berti, l'arbitro comunque era lì a 2 passi, il rigore per poco lo riesce. Junior per Gaudenzi, Gasperini, va via Gasperini e il suo destro è imprendibile per Landucci, al 4:30, Pescara 1, Fiorentina 0. Quindi il Pescara ha la grossa opportunità per chiudere la partita, Pagano in area, un contatto con Carobbi e per l'arbitro il calcio di rigore, l'arbitro era Pezzella di Frattamaggiore, batte Sliskovic, Landucci si distende e devia in angolo. Qui c'è il rigore per la Fiorentina, 1:30 dal termine, il fallo è di Benini, Baggio trasforma e sigla così l'1-1. E ora ecco che cosa inventano fra il 13esimo e il 15esimo i viola, Battistini 1-0, Diaz 2-0,
con Baggio all'inventiva. Baggio Bianchi, se ne era parlato prima di questa partita, ma i due non si incontrano. Baggio si illumina con improvvisazioni e poco dopo la mezz'ora i gol fanno 3. Il Battista al tiro con lo zampino di Leoni. Beffando tutti, Landucci compreso. È il secondo minuto del secondo tempo. Rivedere d'altra angolazione, per favore, e dare ragione a Sbizzato, fin troppo contestato dai viola. Il gol è di Bonomi. Tuttavia, secondo l'allenatore della Fiorentina Eriksson, neppure il rigore fa la differenza. Doveva essere un pari. Nella ripresa al secondo lancio e esce Landucci, non trattiene, Minaudo a porta vuota realizza l'1-0. Dall'altra parte Baggio fa da torre per la gran botta di Onorati e Zenga si salva. In contropiede Ciocci libera benissimo Piracini, da poco entrato, ed è il 2-0. E ancora Ciocci, servito da Serena, in slalom va a realizzare il 3. Al 19esimo Fiorentina in vantaggio a conclusione di una bella manovra. Da Isena Berti, poi Baggio mette a segno e va a prendersi gli applausi della curva Fiesole. Rivediamo dal basso l'azione del gol. Il centrocampista della nazionale, come già avviene da tempo e soprattutto oggi con Föller squalificato, si traveste da goleador e spiana la strada ai giallorossi. Al 31esimo va a bersaglio con una punizione magistrale, sale a 10 il suo bottino personale. La Fiorentina, priva di Diaz, reagisce con Berti che dopo un minuto impegna Tancredi. Ma Giannini ha l'abbonamento al gol e sigla al 35esimo la sua 11ª rete stagionale. Si va al riposo sul 2-0 e la partita sembrerebbe archiviata. Nella ripresa però la Roma cala, rischia sulla insidiosa punizione di Baggio, poi sulla conclusione di Berti, poco altruista nella circostanza. Alla mezz'ora gli ospiti riducono lo svantaggio grazie a Rebonato. Il risultato non cambia più, la Roma prosegue la marcia UEFA, la Fiorentina, spigliata nel secondo tempo, pensa... L'orgoglio, la determinazione, la voglia di riscattare una deludente stagione dei Viola hanno avuto ragione di un Napoli combattivo ma in affanno. Il tonfo dei campioni d'Italia è stato più forte di quanto non esprime il risultato. Che le cose per la squadra di Bianchi, priva di Maradona, il campione argentino era in tribuna, e con Bagni generoso ma non in buone condizioni si sarebbero messe male, lo si è visto sin dalle prime battute. Pochi secondi e Carobbi fugge come un treno. Poi al settimo Di Chiara vince un contrasto con Bagni, punta a rete, finge il cross, poi batte Garella con un perfetto diagonale. È il primo tiro in porta ed è il primo gol. Il Napoli è frastornato, subisce ancora il pressing di una Fiorentina agile e spumeggiante, ma al 24esimo acciuffa il pareggio, Renica appoggia per Ferrara che evita due avversari e batte Landucci. È l'1-1, il gol che riaccende le speranze. Ma la Fiorentina non ci sta, un cross di Diaz fa correre un brivido a Garella, ma Pellegrini manca per un soffio. Alla mezz'ora Berti ci prova da lontano, la palla si stampa sulla traversa. Sul finire del tempo è ancora Di Chiara a tentare, Garella smanacca, la palla arriva sui piedi di Berti e con un colpo di reni il portiere recupera e mette in angolo. Nella ripresa Viola di nuovo alla carica e al 13esimo Baggio serve Diaz che non ha difficoltà ad insaccare, è il 2-1, ottima l'esecuzione. Il Napoli tenta una reazione, Careca si dà un grande affare ma Pin e Contratto fanno buona guardia. Al 26esimo da Baggio a Berti che pesca Diaz e l'argentino mette a segno la rete del 3-1, una doppietta che ha anche un sapore polemico. Ormai è finita, al 30esimo però per questo fallo Berti è espulso da Longhi e gli animi si accendono in campo e fuori. Non mancheranno asprezze e cattiverie, il gol del 3-2 a pochi secondi dalla fine con i tifosi ai bordi del campo in attesa del fischio passa quasi inosservato, autore Renica.